Che la stella Michelin, la stella cometa ci davano. Oh, si limita a sale. Sale, certo. Sale. Era più indisciplinata tra le quattro. Ma devo dire che tutte a modo nostro diamo grandi soddisfazioni in questo campo. Sì, tutte a modo nostro siamo indisciplinate. No? Ah. Diamo soddisfazioni. Forse l'unica meno è Roberta. Sa sempre tutto, è precisa e favolosa. Prendi l'aceto. Ho messo tutto sulle puntarelle. Prendi le puntarelle. Mi divertite tantissimo. Allora, io penso che quando ci sta una bella armonia tra la compagnia, e questo passa attraverso, no? Ma qua, guarda, ciao, hai visto che paura che mi ha fatto, c'ha tutti gli occhi all'indietro. Ma non è che c'ha avuto una bottarella? Ma quale bottarella? Sta benissimo, ha già preso colore, dai. Ada, io sono vegana, sono del nord e quindi cerco di tenere a bada come posso le altre tre sciamannate. Come no, come no, e non dico altro. Cioè, non gli è piaciuto il mio bocconotto? Ma se sono la regina indiscussa dei bocconotti. No, oh, ma quale bocconotto? Io gli ho portato la mousse. Come tante donne lavoratrici sono costretta a portare i miei figli, che effettivamente sono cinque, addirittura arrivo in cucina con l'ultima nata, la più piccola. I soldi che avevo investito in questo ristorante erano gli ultimi risparmi guadagnati con la lap. La lap, che dite? La lap dance, la lap dance. Io non insegnavo danza, io ballavo con una sorta di filo interdentale in un localaccio di periferia, ecco. Maro, io che pensavo di avere una vita di merda. Quanto mangiate in scena? No, in scena non abbiamo proprio il tempo di mangiare, cuciniamo e lanciamo i piatti. No, nel senso, serviamo i piatti alle persone. No, in scena in realtà non succede. Devo dire che io preparo una fantastica frittata per il direttore di scena. Dopo, di scena. È vero, dopo la mangia dopo, e infatti sto sempre attenta a fargliela bene. Buona di sale anche, perché lì può scappare anche un po' di più, sì. Mentre reciti, chiaramente. Ladies and gentlemen, madame et monsieur, direttamente dai locali più esclusivi di Parigi, la bella, la appetitosa, la succulenta Ida, la Bluebell Trippier! Ma senza me il dal 21 al 26 siamo al Teatro Sistina, però la nostra tournée inizia già praticamente il 7. Il 14 siamo al Teatro Manzoni di Milano, col Teatro Manzoni. E il Manzoni e il Sistina di Roma, assolutamente due tappe immancabili. Saremo in Calabria, saremo in Puglia, saremo in Trentino, saremo nel Veneto, saremo Trieste. In Sicilia. È Trieste, mi sa che è l'ultima Trieste. Davvero? In Italia, nord e sud. Sì. Fino a fine marzo, quindi avete tempo, assolutamente non perdete l'occasione perché è divertente, sì. Ed è molto, io incontro donne che mi dicono è vero, ma siamo proprio, ma dite quello che io dico alle mie amiche, perché poi alla fine i discorsi nostri sono sempre gli stessi.